L'edizione 2023 di Salutò mantiene lo stesso obiettivo, è diventato tradizionale, è la quinta edizione. E l'obiettivo è quello di offrire alla cittadinanza, ai cittadini, dei punti di riferimento affidabili e autorevoli, delle risposte affidabili a dei problemi quotidiani di salute, talvolta più marginali, talvolta più importanti. Iniziative come queste confermano il rapporto stretto che c'è tra la città di Torino e i suoi atenei nel incrementare la consapevolezza nella cittadinanza. In questo caso la consapevolezza è una consapevolezza di buona salute, di come mantenere la buona salute, ma soprattutto di come stare lontano dalle false informazioni, quelle che creano degli allarmismi inutili o quelle che ancora fanno perdere la strada maestra rispetto al mantenimento di una buona condizione di salute. C'è gratitudine da parte della città e da parte mia personalmente nei confronti di tutti gli specialisti della sanità pubblica e lo ha ricordato anche il Presidente Mattarella nella sua visita di ieri. La sanità pubblica del nostro paese è il segmento sul quale non bisogna smettere di investire e nel quale non dobbiamo smettere di credere. Anche quest'anno il Politecnico di Torino supporta e partecipa a Salutò, quest'anno si ha come sottotitolo Risvegli i sensi. Noi elaboriamo tante tecnologie per potenziare udito, vista, olfatto, tatto e quindi porteremo questo, ma la cosa che ci piace fare è sempre riflettere su quello che potranno queste tecnologie fare impattando la società, la vita di ogni giorno, e riflettere quindi delle implicazioni umane e sociali delle tecnologie che sviluppiamo. E noi ci occupiamo di medicina e di stili di vita, ci occupiamo di benessere psicofisico. Il focus di quello che facciamo è l'utilizzo del corpo come strumento di benessere e della consapevolezza corporea ma anche emozionale di quello che si prova. Quindi l'attenzione ai sensi, non solo ai cinque sensi che siamo abituati a sentire nella relazione tra il corpo e l'ambiente esterno, ma anche alla consapevolezza interna, quella che si chiama enterocezione. Impariamo a sentire che cosa prova il nostro corpo. Lo sperimenteremo qui a Salutò il 14 e 15 ottobre con dei professionisti e delle professioniste del nostro spin-off. Vi aspettiamo. Il Culturino ritorna, credo che in una città universitaria come Torino, dove ci sono 120.000 studenti, si debba con queste iniziative creare le condizioni per la conoscenza e poter pensare di essere utile a una qualità della vita, cercando di insegnare alla gente a regalarsi del tempo, perché l'attività fisica davvero può essere un farmaco a costo zero. E oggi con questa divulgazione ci auguriamo che da Torino partano dei messaggi che possono essere straordinari. Sarà ricca di contenuti che non riguardano solo la divulgazione scientifica, ma parleranno anche di attività legate al come smontare le fake news su internet, uno dei purtroppo dei mali che ci affligge oggi nella divulgazione. Come IEG abbiamo insistito molto in questa attività, sono 5 anni che sogniamo questo evento e lo realizziamo ogni anno in modo diverso. Quest'anno lo stiamo facendo al Mercato Centrale, sicuramente una location molto suggestiva e particolare che dovrebbe avvicinare sempre di più il pubblico, anche quello più giovane. Ci sarà anche un photo contest che premierà, diciamo, chi farà la foto più interessante per il nostro contest, e siamo tutti molto contenti di questo sviluppo. Vi aspettiamo numerosi a Salutò, venite, e il prossimo anno ne vedrete ancora delle belle. Grazie.